Loro saranno i miei guerrieri migliori, questi uomini pronti ad abbandonarsi completamente a me. Li modellerò come argilla e li forgerò nella fornace della guerra. Avranno volontà di ferro e muscoli d'acciaio. Li vestirò di grandi armature e li armerò con i fucili più potenti. Contagio e malattia non li toccheranno, né l'infermità li tormenterà. Possederanno tattiche, strategie e macchine tali che nessun avversario potrà sconfiggerli in battaglia. Sono il mio baluardo contro il terrore, sono i difensori dell'umanità, sono i miei Space Marine, ed essi conosceranno la paura. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Storia dal Vecchio Mondo. In questa puntata, dopo la straordinaria storia di Arco, ci spostiamo nel tetro e oscuro universo di Warhammer 40.000, dove parleremo dell'esercito per eccellenza, ossia gli Space Marine, i prodi difensori del genere umano. Chi è uno Space Marine? Chiunque conosce l'hobby di Warhammer 40.000 sa descrivere cos'è uno Space Marine, un uomo bioingegnerizzato, il miglior difensore dell'umanità, 2,50 m di cattiveria racchiusa in un guscio di ceramite, che combatte il Xeno e i nemici dell'imperatore armato da un fucile che ha un nome che è tutto un programma, ovvero sia il fucile d'assalto Requiem. Quello che tratteremo in questa puntata invece saranno alcune chicche, alcune curiosità che riguardano gli Space Marine in generale. Innanzitutto, come sono nati gli Space Marine? Gli Space Marine ovviamente non sono sempre esistiti nell'universo di Warhammer 40.000, che altro non è che la nostra trasposizione del nostro mondo 40.000 anni nel futuro. Cosa succede? Il dio imperatore del genere umano, quando ancora camminava in mezzo ai suoi sudditi, iniziò quelle che chiamò le guerre di unificazione, ovvero sia conquistare e unire sotto un'unica bandiera le varie fazioni, i vari clan che abitavano la Terra, le varie tribù di tecno-barbari. Per fare questo si servì di prototipi di guerrieri bioingegnerizzati, ossia quelli che all'inizio lui chiamò i Thunder Warrior, oppure i guerrieri del tuono, perché nel momento in cui si lanciavano alla carica, il fragore della carica di questi inarrestabili guerrieri era paragonabile a quello di un tuono. Diciamo che i guerrieri del tuono sono l'antesignano, l'antenato di quello che è lo Space Marine. L'imperatore, all'inizio del suo progetto di creazione di Space Marine, aveva identificato diversi upgrade tecnologici, bioingegneristici, che hanno contribuito poi alla creazione di uno Space Marine. Perché diciamo, uno Space Marine rispetto a un essere umano rappresenta un passaggio evolutivo incredibile. Cos'è che caratterizza uno Space Marine? Innanzitutto, lo Space Marine ha due cuori, tre polmoni, ha un polmone ingegnerizzato in più, e ha tutta una serie di organi e abilità che gli consentono di sopravvivere a tutto quello che l'universo può lanciargli contro. Ma procediamo con ordine. Diciamo che siamo degli esseri umani nell'universo di Warhammer 40.000. Come facciamo a essere scelti per diventare Space Marine? Allora, innanzitutto, ogni pianeta del mondo di Warhammer 40.000 che viene scelto come base di reclutamento dei capitoli di Space Marine ha tutta una serie di prove per stabilire se un essere umano è degno o meno di sottoporsi al trattamento che lo porterà a diventare uno Space Marine. Ad esempio, su Baal, il pianeta degli angeli sanguinari, i giovani uomini che si apprestano a diventare Space Marine devono fare una lunga traversata nel deserto radioattivo di Baal prima di arrivare ad un'arena dove già i pochi sopravvissuti si scontrano l'uno con l'altro in giochi gladiatori per determinare quale di questi ragazzi avrà l'onore e il privilegio di potersi trasformare in un meraviglioso Space Marine. Una volta che gli umani sono selezionati per diventare Space Marine, inizia il lungo e complicato processo che lo porterà a diventare un guerriero perfetto, in quanto all'umano, nel corso del suo trattamento, verranno iniettati piano piano il seme genetico, nonché tutte le nuove cellule che formeranno il suo corpo, che sono derivate dal primarca degli Space Marine di riferimento, quindi Robot Gilliman per gli Ultramarine, Sanguinius se vogliamo continuare il processo degli angeli sanguinari. Una volta che viene iniettato il seme genetico del primarca, nel corpo del candidato si verificano tutta una serie di cambiamenti fisici. Diventa più grande, più poderoso, il corpo, i muscoli si sviluppano in maniera ipertrofica, quindi diventa estremamente muscoloso, si aumenta in altezza, tanto da diventare due volte e mezzo l'umano che era stato. Diciamo che gli Space Marine hanno una serie di qualità che sono particolari,
ad esempio, possono respirare, possono sopravvivere nel vuoto pneumatico, cioè se vengono catapultati fuori da una nave nello spazio siderale, hanno la capacità di poter sopravvivere per un determinato periodo di tempo. Sputano acido. Lo Space Marine ha una ghiandola all'interno della bocca che gli consente di secernare una sostanza che è in grado di sciogliere perfino il plastacciaio, quindi in realtà, anche se dovesse essere rinchiuso senza armi, è in grado, soltanto con la sua saliva, di poter evadere da prigioni piuttosto che da celle di sicurezza. Un'altra particolarità, lo Space Marine non è capace di ubriacarsi, ha un fegato secondario ausiliario che filtra le tossine e quindi è in grado di far sì che uno Space Marine sia immune ai veleni, alle tossine e anche all'alcol. Questo, diciamo, non costituirebbe un problema, salvo per i lupi siderali che, essendo guerrieri ispirati a quella che era la mitologia vichinga, durante i loro festini tendono ad ubriacarsi e per farlo devono assumere una sostanza che inibisce questa ghiandola per potersi poi tranquillamente ubriacare e festeggiare le loro vittorie nel nome dell'imperatore. Lo Space Marine riesce a un'altra ghiandola che pochi sanno, che gli consente di acquisire una memoria fotografica mangiando parti dei nemici uccisi. Quindi acquisire informazioni dal codice genetico di un nemico sconfitto. Nell'universo di Warhammer 40.000 questa cosa è molto simile a quella che fanno i Krut, sebbene la loro sia proprio a livello del tutto biologico e non indotto, ma anche uno Space Marine, uccidendo un nemico, è in grado di capire informazioni anche visive che lo portano a conoscere informazioni, dati, posizioni delle altre forze armate, quindi rendono lo Space Marine, tra virgolette, uno stratega perfetto perché impara dai corpi dei nemici sconfitti. Le cellule di Larraman, un'altra capacità degli Space Marine, è quello di secernere questo tipo di piastrine potenziate che sono in grado di tranquillamente di ricucire qualsiasi ferita. Quindi uno Space Marine al quale è stato tagliato un braccio, complice l'analgesico dell'armatura, che è un'altra parte che contraddistingue lo Space Marine, riesce a praticamente cauterizzare qualsiasi tipo di ferita. Ora, abbiamo l'ultimo step dell'iniziazione: se il confratello, se il candidato non muore prima, gli verrà impiantato il carapace nero, che praticamente consentirà allo Space Marine di interfacciarsi con la sua armatura. Perché quello che contraddistingue lo Space Marine, oltre al fatto che lo Space Marine ha una fisiologia potenziata, è l'armatura che indossa. L'armatura che indossa, diciamo che è l'ultimo dono che il Dio Imperatore del genere umano ha fatto ai suoi guerrieri. Quando l'imperatore ha conquistato la Terra e quindi ha dato inizio a quella che è stata la Grande Crociata, ha dovuto fare in modo che gli Space Marine, ossia i Thunder Warrior, che sono sopravvissuti, i nuovi Space Marine che lui ha creato, fossero in grado di combattere nello spazio. Per questo la vecchia armatura tuono, che dava il nome appunto ai guerrieri del tuono, non era più ottimale, la MK1 non era più ottimale, ha dovuto sviluppare ulteriori serie di armature. Queste si possono dividere, diciamo, in 10 tipologie. Partiamo dalla MK2 crociata, la MK3 ferro, fino ad arrivare ai modelli di MK4 Maximus e MK5 Eresi, che sono quelle che sono sviluppate nell'Eresia di Horus, fino ad arrivare alle recentissime armature in dotazione alle forze degli Space Marine Primaris, che, capitolo a parte, rappresentano un'evoluzione ancora di più del genere dell'imperatore. Ma questo ci ne parleremo magari in un'altra puntata. Come detto, lo Space Marine è un tutt'uno con la sua armatura, il quale risponde ai segnali esterni, ai segnali interni, riesce a fornire al guerriero feedback sul campo di battaglia, la posizione tattica dei suoi commilitoni sul campo di battaglia, fino addirittura a indicazioni sulla quantità di ossigeno nell'aria, sulla presenza di eventuali tossine, riesce a bilanciare improvvisi cambi di luce e quindi rende lo Space Marine in grado di potersi rapportare a qualsiasi tipo di avversario in qualsiasi condizione di battaglia. Ovviamente lo Space Marine non è soltanto molto corazzato, quindi in grado di affrontare i nemici dell'imperatore in combattimento, ma anche delle armi potentissime. L'arma più potente degli Space Marine è il fucile Requiem modello Godwin. Ora, c'è una piccola curiosità sul nome del fucile Requiem. In realtà, in originale si chiama Bolter. Il Requiem è stata un'invenzione tutta italiana, che però assume molto bene il concetto che vuole esprimere, ossia è un'arma che riduce al silenzio qualsiasi tipo di nemico.
Il modello Godwin in realtà è un piccolo vezzo che venne dato dagli scultori, dai creatori di questi modellini, perché il modello principe, il principale creatore di tutti gli Space Marine è l'incommensurabile Jess Godwin, che è passato alla storia per, appunto, rimane nella storia dell'universo di Warhammer 40.000 con il nome dato ai fucili Requiem. Diciamo che l'arsenale degli Space Marine comprende molte altri tipi di armature. Abbiamo ad esempio, oltre all'armatura tattica normale, abbiamo l'armatura tattica corazzata, l'armatura Terminator, oppure ancora di più l'armatura Centurion, l'armatura Aggressor di necessità di nuovissima concezione, fino ad arrivare poi alle strutture più grandi, che sono quelle dei Dreadnought, dei Dreadnought Venerabili, o meglio ancora dei Dreadnought Contemptor, nelle sue varie classificazioni di Contemptor Relic, oppure di Contemptor Leviathan, che sono le ultime innovazioni tecnologiche nell'arsenale degli Space Marine. Diciamo che l'idea di base degli Space Marine di creare il guerriero perfetto è stata nel tempo sempre più migliorata. Ovviamente, al pari passo con l'innovazione fisiologica, nasce anche l'indottrinamento psicologico. Una delle frasi più importanti dell'imperatore, il caposaldo della filosofia dell'imperatore riguardo alla guerra, è che i suoi Space Marine non dovessero conoscere la paura. E in effetti gli Space Marine sono psicologicamente bloccati, indottrinati affinché non provino l'emozione della paura. Quindi non importa quando il nemico sia terrificante, non importa quanti nemici siano da affrontare, lo Space Marine li combatterà perché non conosce la paura. Ovviamente questo riguarda il processo di creazione, se vogliamo, di un ultramarine, ecco, di un ultramarine col seme genetico stabile, che quindi riesce ad avere tutte le caratteristiche che vi ho raccontato più o meno in maniera coerente. Tutto questo cambia al cambiare del seme genetico, perché, come abbiamo detto prima, in base al primarca, quindi in base al capostipite della legione degli Space Marine, cambiano le caratteristiche tecniche di ogni Space Marine. Esempio, gli angeli sanguinari, che sono un capitolo successore del primarca Sanguinius, tendono a sviluppare a livello psicologico quella che è conosciuta come la rabbia nera o la sete rossa, ossia un difetto nel seme genetico che li porta a sviluppare eccessivi modi di rabbia, soprattutto per quanto riguarda il contraccolpo psicologico che loro subirono, che l'intera legione degli angeli sanguinari subì quando il loro primarca venne ucciso dal signore della guerra Horus durante l'eresia di Horus, che poi potremo trattare anche come episodio a sé stante. Ad esempio, appunto, i lupi siderali sono costretti a inibire alcune delle loro ghiandole per potersi, appunto, ubriacare. Un'altra differenza, per esempio, è l'indottrinamento degli angeli oscuri. L'angelo oscuri, la prima fondazione che nasconde in sé un enorme segreto di in parte di tradimento, in parte di cerca di redenzione, dal punto di vista dell'indottrinamento delle sue reclute, piano piano, nell'avanzare della carriera dello Space Marine, continua l'indottrinamento psicologico fino a quando il guerriero ormai non accede alla cerchia interna e viene messo a parte dei segreti del capitolo. Ad esempio, questo si verificava di più nelle legioni traditrici, nella legione traditrice dei Signori della Notte non si è sviluppato il cromosoma della pelle, quindi protegge lo Space Marine da livelli estremi di radiazioni piuttosto che da livelli di calore, di temperatura elevata, e in questo caso tutti gli Space Marine dei Signori della Notte, quindi hanno quel tipo di seme genetico, risulteranno estremamente sensibili alle fonti di luce. Viceversa, le salamandre hanno un'esasperazione di questo tratto, in quanto hanno tutti quanti la pelle scura, estremamente scura, nel senso che sviluppano l'eccesso questo cromosoma, quindi hanno un modo di essere estremamente diverso da quello degli altri Space Marine, reagiscono in maniera diversa a questi fattori. Diciamo, appunto, quindi, che lo Space Marine, oltre che essere il guerriero migliore del genere umano, altro non è che il perfezionamento di un grande disegno che è iniziato 10.000 anni prima nelle mani dell'imperatore del genere umano, che oggi è stato portato avanti da Robot Killiman, figlio dell'imperatore primarca degli Ultramarine, e Belisarius Cole, che insieme hanno cercato di migliorare il lavoro dell'imperatore creando gli Space Marine Primaris, ossia una nuova evoluzione, uno Space Marine 2.0, se vogliamo, un qualcosa di nuovo e innovativo che è ancora più grande, ancora più forte, ancora più rapido di un normale Space Marine.
ovviamente gli Space Marine Primaris, che sono la nuova vetta tecnologica ed evolutiva del genere umano, verrà dedicato, se qualora voi lo vogliate, un ulteriore spazio di approfondimento in una delle, magari delle prossime puntate. Spero che questo video sia stato chiaro e che vi abbia fatto conoscere qualche indizio in più della storia degli Space Marine, che è una storia che torna indietro per 40 anni nel passato, fino a quando il primo Space Marine non venne creato appunto dalle mani di Jess Godwin. E praticamente, se avete dubbi, perplessità, domande relativi a questo enorme esercito di Warhammer, questa enorme parte di Warhammer 40.000, fatemelo sapere scrivendo nei commenti qui sotto. E vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata.